Oggi è venuta a trovarci Elisa Isoardi. Wow! Eccoci! Salve, buongiorno, buongiorno. Ma che bello, grazie per avermi chiamato durante le feste. È impossibile trovarti, sei sempre in giro. Brava, esatto. L'Italia. A proposito di questo, ricordiamo ciao, il tuo appuntamento ogni sabato pomeriggio con Lilia Verde Live. Esatto, sabato alle 12.30 su Rai 1. Noi siamo in giro per l'Italia, raccontiamo questa nostra Italia meravigliosa dal punto di vista storico, patrimonio storico, culturale. Tu la conosci benissimo perché culinario, hai fatto insomma sì, un passato un pochino abbiamo viaggiato Linea Verde Anna, eccetera così. Però il comune denominatore di quasi tutte le tue trasmissioni è sempre la cucina, che è un po' il tuo punto forte ma anche il tuo punto debole. Vero perché vero. Ti piace mangiare, ti piace cucinare. Guarda, vogliamo sapere, secondo il tuo parere, qual è il piatto che in assoluto ti riesce meglio e che spesso conquista poi insomma il commensale di turno. Il commensale o i commensali, perché tu sai che io cucino per tantissime persone, mi piace tantissimo, mi piace avere comunque una casa allegra, piena di gente. E allora baccalà su crema di cannellini con brunoise di guanciale e fiori di rosmarino, ragazzi. Ma che sofisticata! E quanto ci mette a fare un piatto del genere? Poco. Poco, sicuramente le vostre signore qua cucinano, vabbè, vedete che applauso che c'è per io per esempio, il baccalà. Io non mangio il pesce. C'è qualcuno laggiù in fondo che... La brunoise, allora la prossima volta che mi invitate... Aprite il microfono di Berio, dite... Che cos'è la brunoise? La brunoise è la prossima volta che mi invitate, vorrei vedere Tiberio Timperi. No, invita tu a noi. No, voglio vederti fare la brunoise, che sarebbe praticamente un taglio fine, piccolo piccolo, dei piccolissimi quadratini di guanciale. Quindi se il comitato acconsente, la prossima volta... E quello quando si tratta di mangiarlo. Qua giochiamo facile, cara Elisa, li possiamo prendere tutti per la gola. Anna, sicuramente tu la sai fare. No, ma devi vedere Tiberio in cucina. Ma lui se la cava, eh. Lui se la cava. Sì, si arrangia, ci racconta ogni tanto le sue ricette, cipolla. Cosa cucini Tiberio? Scusate, qui le domande si è... No, torniamo a te, infatti, lasciamo Tiberio che tanto è già protagonista della nostra trasmissione. Partiamo da te, che come accade a molte donne, è successo anche a me, di partecipare a Miss Italia, dove hai vinto la fascia di Miss Cinema, che vogliamo rivedere appunto nel 2000, guarda un po'. Un'altra vita. Allora, Miss Cinema 2000 è la numero uno, Elisa Isoardi. Complimenti a Elisa. Ecco, Dino Risi premia Elisa Isoardi, un titolo che porta fortuna. Anche Anna Falchi nel 1989 indossò questa fascia. Elisa, in bocca al lupo, chissà che non nasca una carriera, questo te l'auguriamo. Ma questa no, non me la ricordavo, eppure l'ho vista anche recentemente questo filmato. Non lo sapevo, però sono sicura che Anna Maria Flora l'ha scelta apposta, così c'ero citata anch'io. Vi ringrazio, grazie. Quindi, beh, però vedi il destino. Tu volevi fare poi anche l'attrice, perché hai iniziato poi con la recitazione, no? Io a 16 anni sono arrivata a Roma per studiare, diciamo, teatro, ma perché fondamentalmente mi stava un pochino stretto il Piemonte, quindi con una scusa, quella del teatro, ho detto mamma vado giù, e lei mi ha detto vabbè vai, perché comunque... E grazie a lei se poi ho fatto qualcosa, perché mi ha sempre comunque stimolata e spronata. Però questa cosa, Miss Italia nello specifico, è stato uno scherzo, tra virgolette, nel senso che mia madre mi ha iscritta ed è andata avanti bene, poi sono arrivata, diciamo, anche in alto. Però poi basta, dopo quello avevo 17 anni e ho continuato a studiare, ed è quello che dovrebbero fare un po' tutti a quell'età. Si può fare l'uno e l'altro, anche se uno è bravo, si concentra un po' di più negli studi. Hai ragione, non sono tutti bravi, quindi secondo me una cosa alla volta è meglio, perché poi chi troppo vuole stringe poco. Però tu avevi le idee molto chiare fin da bambina, c'è proprio un episodio che vorrei che tu ci raccontassi in una famosa gita che hai fatto con tua mamma a Roma. Sì, allora mia madre mi porta a Roma a 9 anni a visitarla come tutte le bambine. E io, vicino alla statua di Cesare, sui Fori Imperiali, ho detto questa sarà la mia città, già. Ah, amore a prima vista. Sì.
Guarda, mi fanno i gessacci, no, però effettivamente poi lo è stato e devo dire che sì, sono sempre stata molto molto decisa nelle cose. Accidenti. Abbastanza determinata, quindi e sì. Altre cose del tuo carattere da bambina che possiamo far emergere, com'eri? Ma bellissime queste foto, dove le avete trovate? Wow, vabbè, che bei ricordi. Qui lavorano bene in redazione. Davvero, davvero. Ma qua per esempio avevo penso 3 anni ed ero su dei miei nonni, quindi altre cose, sai cosa, quando sei così bimba poi ti rimangono le cose che fai all'inizio, no, della tua vita, e io sono molto felice della mia origine, no? Arrivo dalla montagna, mio padre è agricoltore, mio nonno anche, mia nonna cuoca, quindi evviva queste radici molto solide ma anche molto semplici, perché è grazie a queste radici che poi io sono sempre andata avanti, ho avuto questo carattere determinato. Quindi a proposito di radici, c'è proprio una vostra lingua, la lingua doc l'ultima parlata in Italia. A parte, noi volevamo chiederti se volevi fare degli auguri nella tua lingua. Wow. Però so che Buon Natale, Buon Anno Nuovo, più o meno si Buon Natale, sì, si assomigliano a Buon Anno. Però, per esempio, se spropi bello, Anno, perché noi non diciamo Anna. E lì volevo arrivare. Siamo, esatto. Allora, la lingua è l'ultima lingua doc parlata in Italia, ed è l'occitano, e quindi noi portiamo salde anche queste di origini, poeti trovatori, quindi non eravamo dei grandi soldati ma eravamo dei grandi poeti e, precursori, perché appunto precursori, l'aggettivo declinato normalmente al femminile era già al maschile, era già maschile. Eravamo una società, e lo siamo tuttora, matriarcale, quindi sotto questo aspetto sì, un po' all'avanguardia, e sperando che poi la società possa essere così anche in un futuro. Prendiamo perché le donne, dal passato, le donne sono diciamo, portatrici di qualcosa sempre di bello e che possono cambiare le generazioni successive. Quindi viva le donne. Brava. Non finiremo mai di dirlo e di dircelo. Assolutamente. Insomma, Anna, abbiamo fatto un po' un riassunto del tuo passato, quindi ti piaceva fare un po' la modella, hai fatto Miss Italia, teatro, finché non arriva appunto il tuo grande amore che è la televisione con sì. Italia che va nel 2005, che rivediamo. Comincia con una nuova bellissima compagna di viaggio, Elisa. Eccoci qua. Bacino. Cerea, madamine, perché lei viene dal nord. Naturalmente noi restiamo fedeli alla linea di questo programma, vi racconteremo le città d'Italia e cercheremo soprattutto di divertirci e di curiosare. Andare a stuzzicare, curiosare, scoprire. Evviva! Hai detto la parola magica, stuzzicare. Qui magari non si vede in questo video, ma si parlava ancora una volta di gastronomia, perché tu anche ce l'hai nel DNA, la coca sì, che c'è sì, in te. Sì, nonna lo era, nonna, quindi dai, infatti. sì. Poi quello era un programma molto bello, dico una cosina, perché in Italia che vai avevo 22 anni e quindi ero una bimba poi fondamentalmente, grazie a mamma Rai poi siamo cresciute. Però era un bellissimo programma con Guido Barlozzetti, lui è professore di filosofia e mi ha dato il metodo di studio, quindi ringrazio sempre gli inizi, è bello anche vederli, sì. Mi hai fatto un grande regalo, Anna, grazie. Assolutamente. Comunque, cucina, nonna, cuoca, e non poteva che tramandare questa passione a mamma e anche a me poi alla fine. Tu chiudi gli occhi e che sapore senti? Qual è il piatto della tua infanzia? Ah, le sue polpette, come tutte le nonne fanno. Col sugo. sì. Grazie per questa foto, Memè, perché noi siamo mezzi francesi, siamo ad un passo dalla Francia, siamo sul confine, Cuneo, Castelmagno, e quindi tutte quelle valli, no? Le Alpi delfinarie poi. E quindi Memè è un diminutivo di grand-mère in francese, e noi chiamiamo così la nonna, Memè. E lei è mancata a settembre di 2 anni fa, e quindi grazie per questa foto. Tu sei anche molto attiva sui social, ed è sì, per questo che so che cucini, perché io ti seguo così. Quindi sei una conduttrice, canti, balli, hai fatto anche Ballando con le Stelle. Canto? Canto, sono una campana. Ma ti diverti, nel senso sei un'artista completa. Però noi abbiamo purtroppo la testimonianza che tu canti anche. Così non per divertirti. No, guardiamo. Dai. Guarda, Elisa, noi becchiamo non tutto. Non te lascio mai.
fermo non fame, una goccia. Hai visto? Sì, vabbè. Scusa, quelle sono le mie follie casalinghe. E il Maggie poi. Sei diventata anche un po' rossa. Ma sì, perché allora i social sono un mezzo, uno strumento per portare poi a casa nostra le persone, perché poi la televisione è bella, però è anche costruita. Quella invece i social, diciamo, non hanno filtri. Non hanno filtri, bravissima. E quella sono io. Quella... a casa. Beh, bisogna farsi autocompagnia quando si fanno le pulizie. Certo, anch'io canto sotto la doccia, ma anche quando faccio l'aspirapolvere. Grazie Elisa, grazie Isoardi, Anna, ci vediamo ogni sabato con Linea Verde. Andiamo ad auto.